Ciao Butei, anco semo Sorafane in Lessinia, nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo, e anco ve porterò a vedere il Ponte de Veia e, se non me perdo, la Val del Mortal. Il Ponte de Veia è raggiungibile facilmente, si parcheggia nel parcheggio molto vicino e con una bella passeggiata a Tre Sassi arriva in 5 minuti al Ponte de Veia. Più grande d'Europa. Par che sia sta all'entrata di un enorme koal, una caverna gigantesca, e che sia sta abitata anche in tempi preistorici da degli intagliatori di selce. Fin dalla preistoria l'uomo si è rifugiato qua. Le altre due grotte, una è la grotta dell'Urso e una la grotta dell'Acqua, dove è un microclima sempre costante che mantiene la stessa temperatura. Adesso passerei in su al ponte e cercherà un sentiero, sperando di accattarlo, che ne porterà alla base del Vaio del Mortal o de Vagimal. Mi sono fermato di mandargli informazioni a dei butei qua alla trattoria, e il Vaio del Mortal, loro noi li chiamiamo miei, li chiama Vaio de Vagimal. E mi ha detto che è molto bello, la strada che mi indica la sarea sta un'altra, ma gli ha detto forse che arrivo anche da qua, adesso che provo. Santa Maria de Negrar. Ma come previsto mi sono perso, perché i sentieri segnalati non è mia, e quindi sono tornato un po' a usta nel bosco a vedere se l'ho ricato o se ho fatto qualcosa che è somea. Comunque la direzione è questa, si sbriscia un pochettino. Se mi sentiero ritrova e lì vedo il vaio, e si incomincia anche a sentire il rumore dell'acqua, quindi sono di avvicinarmi.
tra il vaio del mortal, ma secondo me sono già più o meno a metà e allora sono di tornare in giù per non perderne niente, puoi farlo dall'inizio alla fine. E devo dire che è fantastico, ma molto 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 scivoloso. Se sbriscia che è un piacere, che è foie morte in cima a piera liscia bagna. E il fango il tacca di più, lei è una roba incredibile, bisogna fare passettini molto piccoli. Ecco il sentiero che viene dal ponte de Veia, è quella molto ben segnalata anche dai cartei, e mi ovviamente ho fatto del fuoripista. Adesso sono da un tocchettino, sono torna su e adesso vado, mi fa la val e il vaio. Ecco, adesso siamo dritto al vecchio mulin, i ruderi del mulin che fino agli anni 50, qualche donna dice anche a 60, funzionava, e era l'unico in zona, per cui era un punto di riferimento. Ecco, adesso sensora la diga, che è una specie di diga, probabilmente gli fermava l'acqua che veniva giù da sto progno qua, secondario, e le fermava qua, dopo con questi tubi, e le portava alla rua del mulin, e mi pare anche di aver visto una roba, un resto, pare una macina del mulin. Finalmente si arriva su dal vaio e da qua farò strada normale fino al furgone, dovrà essere un par di chilometri, non so, lì era scritto 1000. Mamma mia, questo albero qua, non so quanti anni possa avere, ma tanti. Fantastica, la Val del Mortal o Val del Vagimal è un posto magico quasi, cascatine, la sorgente che butta fuori acqua tutto spiano, dighette, il vecchio mulin, coal, molto suggestivo, bello. Ho sbagliato strada, non mi ha visto sentieri segnè, ho catato un butel che l'ha detto che lui l'ha fatto un sentiero ben segnalato, per cui resta un errore mio. Ancora era una giornata parecchio moia,
per cui anche con i scarponcini da montagna si sbrisciava. Ho rischiato a scriverti la lamentela un par di volte, non la consiglierei a mia a Buteletti o a gente con le scarpe da pericena, che è anche da guardare il progno 2-3 volte, per cui scarpe buone. E allora Butei, se vi è piaciuto questo video su questo piccolo gioiello sconto della Lessigna, strucchi me piace, strucchi la campanella così sarei avvisato quando fa il prossimo video e iscrivive e ricordeve il detto di ci ama la natura, assar solo peste e torsù solo sgauie. Ciao!